Noi stiamo importando schiavi, stiamo importando individui e soggetti che verranno utilizzati per fare lavori a 3 euro all'ora. Questo dice Matteo Salvini. C'è una vera e propria sostituzione di popolo. Qualcuno pensa di sopperire alla denatalità, al fatto che i cittadini italiani non fanno figli. Ma e non chi? Fanno figli ma perché no. La pressione fiscale è alta. Ma veramente, importando persone, facendoli lavorare a basso costo senza diritti e incrementando il caporalato. Allora, faccia rispondere il furfo Armelli, che non sono per niente d'accordo con lei. Innanzitutto, questo è quello che sta accadendo. La modalità da poliziotto buono a poliziotto cattivo è una modalità vecchia quanto il mondo. Parlare di genocidio, e genocidio significa la distruzione di esseri umani. Cioè, ma tu significa sai cosa è successo l'altro fammi giorno? Fammi parlare, per favore. Fammi parlare. Matteo quello Salvini ha praticamente detto quello che stanno arrivando qua ad ammazzare gli italiani in massa. Quello questo è il genocidio. Ha detto. E la colpa è di coloro ma quali incentivano la guerra. Ma Molteni, lei ha parlato, facciamo parlare di furfaro. Che stiamo portando qua. Sì. Molteni. Quello è un genocidio. Sì. Facciamo parlare gli altri. Che futuro garantisce quella gente lì? Il nostro paese non può offrire garanzie. È finito il comizio, abbiamo capito che c'è capito. 700 morti in mare, 40 bambini, e voi continuate a fare campagna elettorale per lucrare ma sui voti delle persone politiche. Per 4 voti. Allora scusate, abbiamo voglio rileggere la frase di Salvini, così ci capiamo. Per quelle politiche Molteni, il barcone non deve partire. Sì, Molteni, non urli. Molteni, non urli. Rileggo la frase di Matteo Salvini, così partiamo da un punto fermo. Quel barcone non deve partire in quelle condizioni. Molteni, Salvini ha detto c'è una sostituzione etnica in corso, c'è qualcuno che pensa di importare migliaia di nuovi schiavi cancellando gli italiani che popolano l'Italia. È un tentativo posso di genocidio.